Vi ricordate la Porsche Taycan Turbo S? L'abbiamo provata qualche tempo fa e ci ha sorpreso. Trovate il test drive sul nostro canale YouTube. Ebbene, la e-tron GT RS non è altro che la declinazione Audi della stessa vettura. Stessa batteria, potenza leggermente inferiore, 55 cavalli in meno, ma sono pur sempre 646 cavalli, una vera supercar. Andiamo a vedere come va. L'auto elettrica è sempre meno un lusso per pochi, con l'arrivo di utilitarie, subcompatti e macchine un po' di tutte le dimensioni e per tutti i gusti. È sempre più facile, anche grazie agli incentivi, entrare nell'ottica della mobilità del futuro. Resta però un mercato in cui il lusso la fa da padrona, a prescindere dalla propulsione. Ecco allora che auto come Audi, Mercedes, BMW, che per prime si sono fiondate nel mercato delle auto elettriche, propongono soluzioni all'avanguardia, che presto troveremo anche sulle utilitarie, ma che per intanto si possono godere solo su vere e proprie ammiraglie. È il caso di questa Audi GT e-tron, in versione RS peraltro, che vanta 646 cavalli e una batteria da quasi 100 kWh. In realtà utilizzabili sono circa 83-84, il che vuol dire che si possono percorrere fino a 400 km con una ricarica completa. Ma soprattutto sono le prestazioni dinamiche a sorprendere, perché nonostante l'aggravio di peso, e questa e-tron RS pesa quasi 25 quintali, la dinamica di guida è davvero impressionante. La precisione dello sterzo, l'assetto, aiutato anche dalle batterie poste sotto al pianale, quindi abbassando il baricentro, si guida veramente come un go-kart. Certo, in staccata bisogna tener presente del peso, e anche con l'impianto frenante carboceramico con pinze a 10 pistoncini all'anteriore bisogna prendere bene le distanze. Come detto, questo coupé 4 porte 5 posti di 5 metri di lunghezza nasce sulle stesse basi della Porsche Taycan. Le differenze sostanziali sono nel design, che nel caso di Audi sono più morbide e forse anche un po' più accattivanti rispetto a quelle della Taycan, molto moderna ma allo stesso tempo un po' troppo forse avveniristica per i più conservatori. E poi negli interni, completamente diversi, ripensati, proprio per garantire quel family feeling che i clienti Audi sono abituati a trovare su qualsiasi vettura dei quattro anelli. Ovviamente un display per l'infotainment e un cruscotto completamente digitale, che può essere gestito dal punto di vista delle informazioni che vengono fornite, che vanno dal controllo degli ADAS al controllo del consumo in termini energetici, semplicemente attraverso i pulsanti posti sulle razze del volante. C'è anche ovviamente un head-up display, che non poteva mancare su una vettura che costava oltre 150.000 euro. Quello che impressiona di più è il delta prezzo proprio rispetto alla sorellina GT, non RS. Sono quasi 50.000 euro di differenza. Naturalmente non mancano i dettagli in carbonio un po' dappertutto, all'interno come all'esterno, che fanno lievitare il prezzo, ma soprattutto il motore è di 116 cavalli più potente rispetto alla GT. Se i 646 cavalli sono di per sé un dato impressionante, quello che ancora di più impressiona sono i newton metri di coppia disponibili, ben 830. E la cosa bella è che sono disponibili subito, da zero giri motore. Per poter scaricare tutta questa potenza a terra, ovviamente la trazione è integrale grazie al fatto che i motori sono due, uno su ogni asse, e c'è un cambio a due velocità, ma del quale non ci si occupa perché è l'elettronica a gestire il rapporto migliore in ogni situazione. Le palette al volante d'altronde servono per gestire la quantità di freno motore che si desidera per ricaricare di più o di meno, e quindi far scorrere di più la vettura quando si è in discesa. Le dimensioni generose
permettono un'abitabilità davvero all'altezza di una limousine per 5 passeggeri, anche grazie al passo di 2,90 m molto lungo, che garantisce anche stabilità alle elevate velocità, pur mantenendo una agilità sul misto niente male. Due le prese di corrente per ricaricare la e-tron GTRS, destinate ai due tipi di ricarica, quindi fino a 22 kW o fino a 150 kW per le prese Cadmeo. Così ricaricare la e-tron a una colonnina pubblica da 22 kW richiede circa 5 ore, 4 ore e mezza, mentre invece delle colonnine Ionity, per esempio, basta circa mezz'ora. Consumo medio di elettricità dichiarato dalla casa è di 22,6 kWh per 100 km. Nella nostra prova abbiamo potuto riscontrare che a velocità da codice in autostrada si attestano intorno ai 25 kWh, il che appunto permette un'autonomia di circa 350-400 km. Naturalmente, non appena si schiaccia sull'acceleratore, i consumi lievitano anche fino a 60 kWh per 100 km, quindi bisogna andarci un po' leggeri. Lo stemma RS d'altra parte è meritato, l'accelerazione da 0 a 100 può avvenire in soli 3 secondi e 3 e la velocità massima per un'elettrica notevole è di 250 km all'ora autolimitata. Nonostante il peso di oltre 2400 kg, il rapporto peso-potenza si attesta attorno ai 3,7 kg per cavallo, niente male, da vera sportiva. L'isolamento acustico grazie al parabrezza e ai cristalli anteriori laterali insonorizzati permette di non sentire tutti quei frusci che normalmente si avvertono su un'auto elettrica e quindi si viaggia nel massimo comfort e nel massimo silenzio. I sistemi di assistenza alla guida sono particolarmente completi su questa versione RS e il prezzo di questa GT e-tron RS è molto simile a quello della Taycan Turbo S, che offre dotazioni più o meno simili ma con una potenza di oltre 50 cavalli superiore, per cui il dubbio amletico nasce: quale scegliere?